Ciao a tutti ragazzi, oggi siamo qui per assaggiare il mango disidratato. C'è da fare una premessa, io non ho mai mangiato il mango, quindi per me è proprio la prima volta, sono ancora vergine per così dire per quanto riguarda il mango. Qui c'è il retro con le informazioni nutrizionali per chi è interessato. E qua sopra invece dicono che è uno snack ideale da mangiare, ma può essere usato anche come ingrediente per dessert o guarnire i piatti, cose così, insomma. Ok, ho aperto il sacchetto e questo è quello che c'è all'interno. Sì, questo è un pezzo di quello che c'è all'interno. Devo ammettere, me lo aspettavo un po' diverso, mi aspettavo una sorta di più sotto forma di caramella, forse. Questo non è, a mio avviso, almeno non è molto invitante. In ogni caso, adesso procediamo con l'assaggio. Allora ragazzi, prima di assaggiarlo al mango, vorrei dirvi che l'ho preso da Daiso, visto che adesso ci abito molto vicino, e vi lancio una sfida. Se questo video arriva a 10 like, io vado da Daiso e compro qualcosa in cui ci sono sulla confezione solo scritte in giapponese, che quindi io non potrò sapere che cosa mangio e farò un video dedicato. Detto questo, assaggiamo. A dispetto dell'aspetto, devo dire che è molto buono. Mi piace. Sembra un po' il sapore delle albicocche, quelle disidratate sempre, che spesso trovo nei pacchi di Natale che arrivano a casa. E è consigliato, ovviamente. Lo trovate da Daiso, come già detto, che non mi paga purtroppo. E questo video finisce qui. In descrizione trovate i link ai miei social. Vi ricordo che quelli che uso di più sono Facebook e Instagram. Se ho un po' più di utenti, potrei usare anche fare delle live di Periscope, visto che la connessione dell'appartamento nuovo è un pochino decente. E lasciate un like, iscrivetevi al canale, commentate, condividete il video e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!